Allora, ciao amici, scusate, ero un attimo, ho sentito il boato, c'è il Bologna che gioca con la Juve, appena raddoppiato, ma ci pensi cosa siamo a 14 minuti, siamo già 2-0 con la Juve, ma quant'è che non succedeva un lavoro così, forse mai successo. Va bene, ciao amici, sono ben contenta di stasera di salutarvi, di vedervi. Allora, vediamo se ci siete, ci sarete. Ecco allora, piace il tuo video. Benissimo, ciao Giuseppe. Allora, ciao Giuseppe, voi spettatori che ci state aspettando. Allora, sappiate, vi aggiorno in tempo reale perché lo stadio ce l'ho qua. Ho sentito il boato, sono andata a controllare. 2-0 con la Juve. Va bene, ciò nonostante io ero preparata e anche un po' triste perché stavo per pulire, cioè non stavo per pulire i vetri perché non li vorrei proprio pulire di notte magari. Si vede la mia testa? Sì, ci sono dentro, sì. Ecco, allora, intanto però non mi avete mandato dei like per capire se si sente. Patrizia, grande sì, il nostro Bologna, adesso poi ci sta facendo sognare. Allora, per favore, qualcuno mi mandi i like per capire se si vede e si sente. Boh, da dove lo vedo, da dove lo sento? Qui esco dalle finestre, scusate, ma si è impapinato anche lui, cioè sapete, è una cosa grande questo. Ciao Bert, si vede, si sente? A Milano fa freddo e ha piovuto, anche qua si vede e si sente benissimo. Grazie Patrizia, anche stasera per essere qua e darmi sempre il tuo feedback in prima di tutti gli altri, eh? Si vede, si sente Mimosa, ciao Nives, ciao Lucia, perché si scrive Roberto, ma io lo so, è Lucia, eh? Si vede, si sente. Benissimo, allora, appurato che stiamo vincendo, ed è una gran bella cosa, avevamo detto di parlare dei vetri, ma quando noi abbiamo fissato questo titolo non sapevamo che avrebbe piovuto fango, tutti i vetri sporchi, per questo sono un po' triste, li avevo puliti. Benissimo Francesca, grazie, grazie Maria. Però così niente, io guardate, mi sono accatrizzata, sono stata al mercatino di domenica a Casteldebole, ho trovato una bancarella con ragazzi, saranno stati bangladesi o pakistani, comunque il colore, insomma, la fattezza era quella. 3,50 euro, guardate che cosa ho comprato, tutto intero, non devo più saltare su e giù dalla seggiola per pulire i vetri, è stata, guardate, una cannonata, sono andata benissimo. Beh, è piovuta la pioggia, tutto sporco come prima no, però adesso ce l'ho, faccio una meraviglia, ce l'avete voi questo qua? Ce l'avete o andate ancora alla vecchia con... Che faccio? Allora, la preparazione del battoccio è azione necessaria. Che cosa vuole? Tutte queste finestre, Bert, io ho bisogno che porti giù il PC, che ci dai un'occhiata, perché guarda, tu, qui vengono fuori talmente tanta roba che non so neanche io. Va bene, allora guardate, acqua calda, io faccio così, poi non so se voi fate così uguale. Ammoniaca di quella buona però, roba buona, se no è inutile metterla. Un goccettino perché così non vengono gli aloni, si fa prestissimo così, eh. Poi io metto anche, che mi ha insegnato un signore che lavava le vetrine dei negozi, una goccettina proprio poco poco poco, se adesso se ce ne fosse ancora, devo tirare fuori la ricarica. Di detersivo per i piatti, poi la marca non ha importanza. Detersivo per i piatti, poi cosa faccio? Tocio e con questa affare qua si va alla meraviglia. Prima lo spargo, poi lo giro e tiro giù l'acqua, poi ve lo farò vedere. Vi farò un reel per farvi vedere come faccio. Poi alla fine però va un po' asciugato perché questo che è il tiracqua non è sufficiente, se no sbrodola tutto dappertutto, ci vuole un po'. Lo metto lì, va bene, il tiraco, se no me lo tiro addosso. Intanto ogni tanto guardo, ma se ci fossero dei cambiamenti sentiamo subito, perché lo sentite anche voi da dovunque voi siate, cioè lo stadio è qui in linea d'aria, un attimo, si sente tutto qua. Bene, io non lo so come facciate voi altri, ciao da Pavia, ciao Alessandro, ciao a tutti. Allora, dico io alla fine cosa faccio? Asciugo, ma per asciugare devo usare della carta da cucina perché una volta adoperavo i burazzi, gli strofinacci, gli stracci, come si dice, ma restano tutti i pelucchi.
Hai presente, no? Quando ci passi e succede, ciao Simone, e succede che restano tutti i pelucchi. Allora, invece, ormai sono tanti anni che io adopero solamente la carta, questa carta da cucina. Io prendo quello della Coop che fa zero tubi perché, come dico, non compro l'aria. Però qualsiasi carta da cucina va molto bene perché in un attimo pulisce con l'ammoniaca, non rimangono aloni e con la carta viene via tutto. Io ci penso delle volte, ci pensavo proprio anche domenica, quando mi sono trovata così bene con questo che ho fatto così presto, e ho pensato quando lo faceva mio padre, perché era mio padre l'ha detto a lavare i vetri in casa mia, perché mia madre non lo voleva fare, ci bisognava andare sulla scala. Io facevo delle altre cose, insomma mio padre era quello che lavava i vetri e tirava la cera, perché allora con lo spazzone e con lo straccio di lana si tirava la tirava a mano, non con la lucidatrice. Dopo, solo dopo abbiamo preso la lucidatrice, ma come venivano i pavimenti a mia madre non piacevano, allora lui dopo tornava a passare anche con lo spazzone e compagnia bella. Però coi vetri c'era un cinema che era un cinema continuo, perché allora non so se c'è ancora il vetril, c'era il vetril, spruzzava sto affare, sto liquido sul vetro. E poi cosa faceva? Asciugava, ma passava con cosa? Ci passava con la carta di giornale, con i fogli di giornale, che allora non era come adesso il quotidiano, erano dei foglioni, cioè per una parte che una volta che l'avevi aperto non lo potevi più chiudere perché non tornava mai esattamente come doveva essere. Però era grande, enorme, per cui dovevi saperti destreggiare. E il tribolo vero cos'era? Allora, i miei genitori erano di due fazioni completamente proprio opposte. A mio padre i suoi compagni portavano l'unità la domenica, lui puliva i vetri e, perché mia madre invece era della fazione opposta, gli diceva che fosse l'avvenire. E diceva, guarda qui sto giornale, non serve neanche pulire i vetri, perché io mi ricordo benissimo, toccavi le pagine e avevi le mani nere, c'era l'inchiostro, chissà cosa si pensavano di pulire con l'inchiostro nelle pagine. Lo lasciava pulire, fare una gran fatica, venivano tutti gli svarioni, gli abbaioni, e quando era la fine che lo aveva lasciato fare, guarda qui, è venuto malissimo, glielo diceva solo dopo, dice, guarda che quello è il giornale dei tuoi compagni. E allora litigavano, litigavano, vabbè. Era una cosa così, ci pensavo proprio domenica, che ho detto, guarda che invece come si fa presto, oggi abbiamo tutte queste belle comodità e sappiamo tante cose. Allora, io credo che si siano impallati tutti i commenti qua, perché non vedo più niente. Allora, approfitterò per leggervi le cose che mi ero dette. Allora, le previsioni dicono che pioverà fango almeno per una settimana e comunque pioggia ininterrotta per 10 giorni. Quindi, ciao belli i miei vetri, qualcosa con il mio spazzolino farò lo stesso, ma speriamo che non vengano troppi danni, perché veramente, sapete quel film di Pozzetto, quando dice acqua, acqua, poi dice anche basta. Adesso anche basta, a dire la verità, ne abbiamo avute, eh? Va bene. Allora, Micaela da Napoli, la settimana scorsa non sono riuscita a salutarti, tu mi hai chiesto di salutarti, però abbiamo chiuso, insomma, a un certo punto cominciano a correre, e i commenti, e dopo, come adesso sono bloccati, questo fa come gli pare, io come volete che vi dica, lui fa sempre come vuole, va bene, si vede che mi ascolta, capito? Quando io dico fai come ti pare, lui fa così, oh chissà, si vede, sente benissimo, va bene. Comunque Michela non ti ha salutato la settimana scorsa, ti saluto oggi, va bene Michela da Napoli, Erminia dal Venezuela e Pina dalla Sicilia che ci segue sempre. Allora ragazze, io vi saluto, vi ringrazio sempre di essere qua con noi. Ah, grazie Franca, ecco, vedi, adesso chissà se questi sono di adesso, di quando sono, boh, nuovi commenti, 14, ma io non li vedo. Va bene, d'accordo. Allora, oh, guarda, che adesso arrivano, eh. Devi, cosa mi dice? C'è qualcuno che mi dice qualcosa? Dice, devi. Va bene, parla della fibra, sarà per questo che sarà la fibra, ma noi la fibra non ce l'abbiamo qua. Sapeste voi, è un cinema. Mio marito, quando dovevano passare quei cavi, avevamo appena fatto il giardino, non li ha fatti passare perché gli facevano i buchi. Così adesso abbiamo quel piro con il modem, insomma, vabbè, lo stesso, è un'altra delle invenzioni di mio marito, che stasera non è qua a salutarvi perché ha detto che era stanco, è andato a letto, va bene. Stamattina si è alzato presto e ha fatto così, perché è andato a fare delle riparazioni, sta lavorando, e così succede. La vecchiaia ha detto, sono diventato vecchio, va bene.
Allora, Silvia mi proponeva di allargare l'anello, forse parlavamo dell'anello di quell'anello di fidanzamento che vi ho fatto vedere l'altra volta, ma non si può allargare, poi non me lo voglio mettere adesso perché la fede è semplice, come ho fatto vedere, impasto, tiro via, lavoro tranquillamente, non si riempie di niente, la lavo. Quello, quando comincia a essere con tutte le perle, le cose lavorate, insomma, io impasto, lavoro in cucina, preferisco non mettere niente. E allora per quello non l'ho fatto allargare, tanto ricordo comunque, va bene, anche se non lo metto. Poi volevo capire se questa Angela Urbani da Gubbio, che mi saluta, mi ha salutato settimana scorsa, se è una parente della Nina, perché la Nina viene da Gubbio e si chiama Urbani. Chissà se lei, se lei la saluto, se non è lei la saluto lo stesso, va bene? Ah, Rita chiede se al mare vado in Versilia. No, io vado in una spiaggia molto più popolana perché sto bene in mezzo alla gente come me, va bene? Però sì, e poi non so, no, non ci sono mai andata in Versilia. Vado a Ponte Sasso, un posto piccolissimo nelle Marche. Allora, a Stefano approfitto, visto che non... guarda che arrivano, c'è Lucia che dice che lei usa sempre i quotidiani. E come ti vengono i vetri? Non ti vengono tutti avvaiati? Che il quotidiano alla stampa ti lascia le mani tutte nere, se no dici che quotidiano adopri, per la curiosità, eh? Ecco, un bacione dalla provincia di Bologna, Giuse. Bene, Giuse, sono contenta. In questo momento è tutto bloccato un'altra volta, va bene. Va bene, va bene. Come, devi usare i panni in microfibra. No, io ti dico, mi trovo benissimo con la spugna, lavo bene, che fa una bella schiuma, poi tiro col tiracolo questa cosa che c'è di dietro qua, tira. Io l'ho visto fare anche delle volte, sai quando ti lavano i vetri al semaforo, anche quando non glielo chiedi assolutamente, fanno proprio così, anche i benzinai hanno questo. Ma io non avevo mai pensato di prenderlo. Poi ho visto... Insomma, l'ho visto lì e ho detto, oh, lo prendo, casomai se non viene bene lo butto via, pazienza. E invece ti dico che mi sono trovata benissimo, voglio provare a fare anche le mattonelle della cucina. Eccoci, ciao, usa se... Allora, Lucia ci deve dire, Luca, Patrizia, mi dovresti dire come ti vengono i vetri. Io qui non vedo niente, va bene. Mia nonna andava di vetril e carta di giornale, come faceva mio padre, cioè, che ricordi, ma io non mi sembra che venissero tanto bene, però tanto sbatto tirava giù dei gnomoni, dei gnomaci, tirava giù tutti i santi del paradiso. Da Ucraina, come sempre, ciao, che non, è un nome che non riesco a leggere e a dire, ciao a tutti voi che siete là, così, va bene. Mi fa piacere che ti venga voglia di guardarci. Ecco. Cinzia, ciao, Nicola, ciao, ciao a tutti. Adesso non vi nomino, un abbraccio a Castel San Pietro, qua dietro casa, Piacenza, alcol e vetril con giornale. Ah, l'alcol, quello rosa, dice mio marito, usi lo spirito, l'alcol denaturato, è vero che quello c'era, eh? Eccola, dice Laura, ancora oggi usa il giornale per pulire, vedi, ma come vi vengono? Avete provato a fare senza? Perché una volta li facevano tutti col giornale, però adesso io non lo uso tanto, cioè io non l'ho mai usato, usavo mio padre. Allora, qui da Romania, ciao, Doenita, va bene. Che ben ricorda che i tuoi genitori pulivano col giornale il vetrile, hai visto? Ecco, abbiamo lo stesso stilista degli abiti estivi. Oh dai, finalmente siamo arrivati col caldo. Mia figlia dice, è cominciata l'era dei copricostumi, mi dice lei. Però io così ci sto così bene, perché anche adesso c'è una grande umidità, è caldo, è piovuto, ma è caldo. Grazie Rosa, ecco, io usavo il resto del Carlino, poteva essere una buona idea, a casa mia non, no, c'era l'unità e l'avvenire perché così avevano modo di bisticciare, capito? Tu pensi se potevano essere più lontani e così avevano sempre qualcosa da dire, non solo per il giornale della verità, tutte le scuse erano buone. Ecco, come sempre da Ucraina, anche in Ucraina usano... Con l'alcol e carta di giornale. Allora, vedi che lo facevano tutti? Ah, Sandra, anche lei usa il vetril? È un goccio di detersivo per piatti nell'acqua.
Poi il tiracqua come me. Ah, hai visto? Si trova benissimo, ci si trova benissimo, eh? Allora, qua, oddio, vi ho perso. Com'è? Eccoli qua. Oddio, com'è sto fatto? Eccoci, siamo tornati. Io vi avevo perso. Ammoniaca e alcol, tutti e due metti, ammoniaca e anche alcol. Ma guarda te, come diceva anche lei, come diceva anche Annalisa, Nina, anche lei, un cucchiaino di brillantante per lavastoviglie. Ah, anche quello potrebbe, come idea c'è, perché se va bene per i bicchieri, tu dici va bene anche per i vetri, certo. Va bene, allora intanto volevo dire a Stefano che mi dice che lui fa la sfoglia bene e sottile. Ma poi si spezza e non capisce dove si sbaglia. Allora, io senza vederlo no, non lo posso sapere. Però ti dico, la cosa principale è l'impasto. Lì è un problema dell'impasto. O non è lavorato bene fino in fondo e quello è sicuramente la probabilità più probabile. Perché non basta per fare l'impasto, non basta mescolare le uova e la farina, bisogna anche lavorarlo bene e dare l'elasticità. Succede quando si spezza che ci sono dei punti con molta farina, dei punti dove ne hanno meno, quindi potrebbe essere prima di tutto l'impasto non perfetto, perché la prima cosa, la più importante è l'impasto. La tiratura è importante, però se come tu mi dici viene sottile e uniforme, la tiratura va bene. Quando si è asciugata, perché lo sai che è fondamentale, è l'asciugatura. Una volta fatto, altrimenti tu tagli della sfoglia bellissima magari, ma che è una striscia di sfoglia, non è una tagliatella. Per poter tagliare le tagliatelle la fai asciugare bene. Una volta che l'hai fatta asciugare e le tagli, per farle rimanere belle in piedi, le lasci riasciugare un pochettino in modo che non si squaguaglino nel piatto. Ma se l'impasto è fatto bene, se la farina è buona, perché chiaramente gli ingredienti vogliono perfetti, ma penso che venga da lì. Ci sono i video con tutte le informazioni corrette nel nostro sito, sezione ricette, tu vedi che c'è la tiratura, l'asciugatura, c'è proprio anche il capitolo dedicato alle tagliatelle per capire quali sono i passaggi importanti. Tu prova a seguirli alla lettera, poi magari riesci anche a capire qual è il tuo difetto. Io lo dico perché questa domanda tante volte lo fanno, eh. Allora, ciao Alessandro, saluto i miei bimbi, mio marito e mia figlia, grazie, grazie tanto. Mio marito glielo dirò domattina, mi sa perché va bene. Allora, poi saluto anche Katie e tutte le massaie di Corinaldo e poi non lo so, qui c'è una richiesta di Luisa che mi chiede il cotechino arrostito. Io l'ho sentito dire, ma in casa mia non si usava, nessuna delle mie nonne, neanche mia madre, non l'ho mai fatto il cotechino arrosto perché il cotechino lo faccio, mi piace morbido, bollito, già io me lo faccio io. E poi mi piace che rimanga morbido, temo che sia un po' troppo asciutto, allora siccome non ho un procedimento da un'usanza che non ho, non te la so dare questa cosa qua, sai? Allora, per i vetri uso morbidente, ma questo veramente non la sapevo. Beh, l'ammorbidente è unto, non è unto, fa una patina nella roba, questa qui non l'avevo mai sentita dire. Va bene. Se ne è sempre una, sempre se ne impara qualcuno. Adesso io qui non so come sto fatto perché non riesco a vedere. Allora, per fare all'olio un goccino di candeggina, mentre la mia collega, la metteva una collega, ha effetto antigoccia, ma io vedo che con l'ammoniaca non vengono gli aloni, con la candeggina, boh, non lo so, non l'ho mai provato. Adesso ci siamo scambiati queste informazioni, poi magari vedremo cioè, quando l'abbiamo provato, ci riscriviamo, ci diciamo come siamo andate, va bene? Nel frattempo, non ho sentito boati, quindi dovremmo essere fermi. Allora, sì, siamo sempre sul 2 a 0. Lo so, non a tutti interessa, ma anche a molti interessa. Sapete, sta giocando il Bologna. Allora, come dire? Allora, semplice acqua calda con panna vetri, con panno vetri, va bene. Vetrile Scottex, va bene, più o meno allora abbiamo visto che chi ha l'antica usa ancora il vetril o addirittura l'alcol e se no abbiamo adoperato, non sono l'unica che ha qua il lavavetri e poi
la costante mi sembra abbastanza fissa è la carta, perché si vede che tutti abbiamo messo via l'abitudine a quel panno di cotone che lascia poi i pelucchi, va bene. Bene, quelli, gli appunti che mi ero presa per salutarvi, perché altrimenti tutte le volte finisce che non ce la facciamo, li ho finiti. Io adesso mi dispiace, non posso andare avanti più di tanto perché ho tutto bloccato qua. Sarà il maltempo, sarà, non lo so, saranno andati tutti allo stadio anche loro, ci saranno. Ah, vabbè, però qui mi arrivano un sacco di notifiche di cose che poi non vanno bene, non riesco a vedere niente. Va bene, allora ragazzi, tuttora che voi anche siete gentili e mi scrivete, mi farebbe piacere, però voi scrivete pure. Io adesso quando si sblocca, io lo vedrò, vi risponderò e se non vi rispondo subito, vi rispondo lunedì quando siamo di nuovo in diretta. Io intanto vi saluto, vi auguro una buona notte, mi raccomando sempre, sempre, sempre Forza Bologna, perché è da grande soddisfazione e ci vediamo lunedì, tutti i lunedì. Alle ore 21 da Casa Spisni su Facebook. Vi aspetto. Ciao amici, buona serata.